a tutti ed eccomi qua in Yokai Watch 2 Polpanime. Riprendiamo la nostra avventura. Sì, di qua dove dobbiamo andare. Bene, qui. Attenzione, servirebbe effettivamente la bicicletta. Ok, di qua. Cos'è questa cosa qua su? Ah, qui ci dice l'icone. Bene. Aspetta, perché qua non c'è il passaggio, devo passare per forza per destra. Sto guardando praticamente la cartina. E non sto guardando il percorso che sto facendo nella realtà sulla sinistra, quindi ogni tanto sbatto. Cibanyan, dove sei? Oh, siamo alla ricerca del nostro amico Cibanyan. Sì, prova a usare la lente yokai quando il radar yokai si attiva. Bene, sì, ok, qui sì, siamo abbastanza avvezzi, siamo al secondo capitolo, sì. Va bene, ciao, 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 Whisper. Tane yokai, ah, giusto, le tane. Mamma mia, che bei ricordi. Ma qui non, guarda che non mi si è illuminato niente. Ecco, ora si è illuminato. Vediamo. No, qui era al massimo. Torna dietro. Proviamo qui. Eccolo qua. Ecco, beccato Gibanian. Sempre al suo angolo. Miau 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 miau. Giovanni, riesci a sentirmi? Le auto sono il nemico, le auto sono il nemico. Di nuovo. Non penso che riesca a sentirci. All'attacco, ancora. Mamma mia. Continua ad attaccare, Giovanni. Mia, ora è fantastico. Quanto è bello, Giovanni, lo adoro. Gibanian, a riborda. È un furgone, fa male. Non deve andargli contro. Misto, misto, se ne ritorna al suo angolino. Oh, bello, Gibanian. Ci piace, Gibanian. Stai bene? Quell'umana mi sta parlando. Non sarà forse Amy? No, miau, non è lei. Sembra che anche Giovanna abbia perso la ragione. Era memoria. Ah, Amy era la mia padroncina quando ero in vita. Quel fatico giorno in cui un camion mi ha travolto qui, a questo incrocio. No, povero Giovanna. Amy, che io amavo così tanto, mi disse. No, brutta. Cattiva. Ma è sempre una storia tragica, non importa quante volte l'abbia sentita. Tu non sei patetico, Cipagnano. Infatti, dopo tutto, io mi ricordo. Ti alleni duramente combattendo questi camion sperando di rivedere Amy. Non conosco nessun altro che si sfiderebbe un camion come fai tu. Mia, sto piangendo. Mi sembra di aver già vissuto questo. Devi ricordare, Cipagnano. Ricorda il giorno in cui siamo diventati amici. Amici. Ah, vai, abbiamo anche aperto la memoria di Cipagnano. O meglio, riaffiorato alla memoria. Tu ti ricordi? Oh, quella luce è la stessa di quando abbiamo recuperato la memoria. Una medaglia yokai è la prova del legame di amicizia con uno yokai. Con questa puoi chiedere aiuto ai tuoi amici yokai, sì, va bene. Sappiamo, sappiamo. E vai, c'è anche Giovanni con noi! No, 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 Giovanni, mi piace come nome. Mairim, basta, allora questa volta non gli faccio nemmeno le fusioni. Però non mi vi sembra strano che abbiamo tutti perso la memoria in questo modo? Già, ma non penso, ma non ho perso solo i miei ricordi, ho anche perso lo yokai watch. Magari il signore che mi ha venduto lo Yokai Watch ne saprà di più. Bella idea, torniamo alla bottega della memoria. Non posso, sono nel mezzo del mio allenamento. Cosa? Ma abbiamo appena riunito il gruppo. Se hai bisogno di me, puoi chiamarmi usando lo Yokai Watch. D'accordo, va bene, andiamo. Se si deve allenare, si deve allenare, raga. Gli allenamenti non si possono saltare. Chiamiamo. Dai. Benvenuti. E ritorniamo in su. E fatea. Via, via. No, siamo bloccati. Ah no, meno male. Ritorniamo, ritorniamo. Casa di Nathan. Sto guardando giù in basso i vari punti. Ale, eccoci, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ehi, ma il negozio è scomparso. Che cosa?
Curiosa, era proprio qui dentro, sono sicuro. Aspetta un attimo, Whisper. Come sei finito dentro la macchina di gettoni? È una lunga storia, significa che non hai idea. Beh, non c'è altro che possiamo fare per ora. Perché non torniamo a casa? Ok. È scomparso. No, è scomparsa la bottega. Sento uno strano formicolino. Significa che c'è uno yokai watch. Uno yokai vicino. Veramente, non posso sbagliarmi. La mia antenna riceve il segnale. Quindi quel ricciolo sulla testa è un'antenna. Senti, quel mucchio di spazzatura è sospetto. Dovresti controllarlo. Andiamo allora a controllare. No, è così. Ok, perfetto. Wow, mucche spazzatura interessate. Talvolta puoi trovare yokai che girano per imposti in questo. Vabbè, lo sappiamo, l'abbiamo ritrovato un sacco, sì? Siamo pronti, dai. Ma con chi credi di avere a che fare, Whisper? Noi abbiamo giocato il primo capitolo. Chi è questo? Pulishido. Cioè, a me mi rimane troppo simpatico. Mi rimangono troppo simpatici gli yokai. Io sono Pulishido, un nobile elefante sul sentiero della pulizia, non della guerra. Sembra che il suo attacco più spaventoso sia farti sentire il bisogno inarrestabile di riordinare. Sono frequenti i casi di madri di famiglie incatenate da questi yokai. Pulishido, cosa c'è di sbagliato nell'essere pulite? Ehi, voi dovete essere i malvagi che hanno lasciato qui la spazzatura. Che cosa? No, aspetta un attimo, parliamone. È inutile negare, ripulirò le tue azioni. Oh cielo, sembra che il mio tentativo di negoziare diplomaticamente sia fallito. È abbastanza, sì. Cosa negoziare diplomaticamente? Ma stai solo fluttuando e leggendo. Bene, è ora di dimostrare le funzionalità prima dello Yokai Watch. Usa la medaglia Yokai per chiamare i nostri amici e combattere per noi. Aspetta, va bene, per favore, Giovanni. Ok, vai, all'attacco. Oh, che bel maglioncino con il cuore che c'ho. Ah, Gibanian, io ora no, Gibanian. Ok, adesso sappiamo dove l'accetto. Addirittura c'è pure l'intro. Gibanian, grande Gibanian. Miau, ma mi ha chiamato. Cosa? Stavi dormendo? Gli yokai hanno una vita del tutto normale. Può capitare qualche genere, qualcosa del genere quando li chiami senza preavviso. Andiamo. Ehi, si è riaddormentato. Sì, lui è fatto così, dopo tutto un gatto. Ehi, smettetela di ignorarmi. Va bene, ora ti affrontiamo. Si mette male. Pulishido sembra piuttosto arrabbiato. Lascia fare a me, il tuo competente valletto yokai Whisper. Gibanian, se combatti, avrai la tua barretta di cioccolato preferita. Certamente è stato. Te ne comprerà una. Beh, se per la mia cara amica farò del mio meglio. Dai, Gibanian. Non fare promesse a mio nome? Era sicuramente più motivato, perciò è tutto a posto, no? Vabbè, ora ci fa comprare anche le barrette. Non posso più aspettare, ora vi pulisco per bene. Dai, andiamo. Il nostro primo combattimento. Anche se non farei niente, i tuoi yokai combatteranno da soli, sì. Energy Max, seguo l'istruzione e travolgo i yokai con la tua mossa Energy Max. Con la super, ai, combatte. Spazza, facciamo l'Energy Max, dai. Vai, vieni con noi. Hai vinto! Livello 2 di Gibanian e Sfera Mini. Mi ha visto, per me è questo il potere dell'amicizia. Ammetto la mia sconfitta. Combattere così per un amico? Sono davvero commosso, che amicizia splendente avete. Voglio essere anch'io uno dei tuoi amici. Sarebbe fantastico, scusa se abbiamo interrotto le tue pulizie. Sono colpito della tua generosità, la nostra amicizia sarà leggendaria. Ok. E abbiamo un secondo yokai. Meglio terzo, ma Whisper non va nel combattente. No, ci picchiolina, B. Sì, ma perché non mi... Scusa, allora, con quella di sotto, no? Con l'analogica. Ce l'hai fatta, stato scorgoglio. È se il tuo valletto. Sì, vai. Ti consiglio di raccogliere tutte le monete qua dentro. Vai, perfetto, il raccoglitore di monete. Medaglium, ok. Dai che piano piano ci facciamo tutta la squadra. Beh, e ora che questa è fatta, direi che possiamo tornare a casa a riposare. Sì, barrette, cioccolate a casa di strato, ne farò indigestione. Ah, ok, vedi? Ora vieni con noi, eh. Ora che noi tre siamo riuniti, andiamo a riposarci.
E andiamo verso casa. Che fa? Ci porta il gioco? Ci dobbiamo andare noi camminando? Cosa sono queste? Quelle due di prima, Pina! Che cosa terribile! Lo Yokai Watch è tornato nelle mani di quella mucciosa! Ah, ci siamo già occupati una volta di quell'ingrossaggio infernale. Sembra che ci sia bisogno di misure extra. Ritiriamoci e riorganizziamoci. Gina e Pina. Vedi? Adesso sappiamo chi siete. Ho ottenuto medaglia. La guida per il medaglio mi è stata aggiunta. Salverai, sì, certo. Salva, salva. Siamo a 36 minuti di gioco. Oh. Nascondino high-tech. Allora. Ecco, qui siamo a casa. Oh, che succede? Oh. Ora ricordo, mamma mia. Perché stai gridando? Che problema c'è? Ah, già, beh, io avevo pensato di aspettare fino al momento giusto, ma sembra che ora sia un momento buono come un altro per parlarti dello slot Kai. Non hai detto che te ne sei appena ricordato? Ah. Beh, comunque volevo dirti come farti più amici gli yokai. Amico, sei un po' troppo vicino, sento l'odore di cosa hai mangiato. Andiamo all'albero sacro sul monte Selva Oscura, ti darò i dettagli là. Ah, è ritornata laggiù, quindi, la slot yokai. E andiamo al monte Selva Oscura. Poi di qua. Ok. Monte Selva Oscura, arriviamo. Aspetta un attimo, che succede? Anche gli yokai hanno bisogno di nutrimento vero e proprio. Prendi questi, considerato un favore, considero un favore speciale del tuo valletto yokai. Oh, bene, ci ha dato gli onigiri con prugna. Lì puoi selezionare e usare i vari tipi di cibo e oggetti. Quando un tuo yokai ha pochi PS, dagli del cibo per fargli recuperare PS. Nutri col cibo, con lo cibo preferito durante la battaglia potrai rendere più amichevoli. Bisogna trovare quindi le varie. Negli negozi su cui puoi acquistare oggetti o vendere se non ti servono. Fai scorta di cibi preferiti da vari yokai e usali per farteli amici. Bisogna scoprire quindi i cibi preferiti. Questi me li sono un po' dimenticati, effettivamente. Quindi aspetto i vostri suggerimenti. No, vabbè, poi li scopriremo. Però se volete suggerire, io sapete che sono sempre aperta ai suggerimenti. Giusto. Eccoci, brava Strato, hai attraversato il semaforo verde. Certo, succedono cose belle, ai bambini rispettano le regole. No, più che altro, se no ci viene quello super forte e ci stecca. Credo me lo ricordo bene. Ci sono delle cose che mi ricordo molto bene. Niente, però. Per adesso lo Yokai Watch non funziona e non ci fa trovare altri Yokai. Ok, andiamo, questo è l'asilo. No, per Vinci Balco non si può passare di qui. Andiamo di qua. Ok, Monte Selva Oscura. Arriviamo tra una pausa. C'è una scatola qui, vieni. Gomma da 10 cent. Sì, qui c'è il blocco. Bene. Eccoci. Monte Selva Oscura! Selva Oscura! Bene. Ancora su, andiamo. Oh sì, c'è un punto di ripristino salute. L'occhio verde, eh? Che succede, Strato? Non riesco ad andare oltre, che succede? Oh, ma dai, è ridicolo, andiamo. Ah, non ce la faccio. Whisper, se te lo dico. Vedi, non riesco a passare. Insolito, deve essere opera di qualche yokai. Usa lo Yokai Watch per indagare, per ingrandire. Aspetta, nostra squadra, perfetto. No, aspetta, perché non era proprio qui. Ecco, per qua. Eccolo qua. Che c'è in fondo alle scale, eh? Hai trovato uno yokai? Lo vedo. Non ti lascerò passare! Ehi, vieni! Oh, uno yokai problematico. Si chiama Blocco Spino. Blocco Spino ce la mette tutta per bloccare strade delle persone. Spesso è lui la causa di quanto senti qualcuno dire: ho finalmente deciso di confessare il mio amore, ma non riesco a muovermi. Oh wow, ma è terribile. Proviamo a parlarci. O combattiamo, o magari ci parliamo e poi combattiamo. Che cosa combattere mi va bene? Provare a parlarci, grazie tante. Beh, ora che hai Jibanyan e Pulicido, sono sicuro andrà bene. Se volete passare di qui dovrete sconfiggermi. Va bene, allora ti sconfiggeremo, andiamo avanti. Gli yokai combattono da soli utilizzando quattro strategie: attacco, tecnica, guardia e incanto. A volte possono diventare un po' pigri. Se capita, cerca di avere pazienza. Va bene. Impugniamo lo stilo, combatti. Vai, tieni. Voglio vedere subito la super di Pulicido. Energy Max.
Vai, cerchio puro. Sta pulendo. Tutti gli altri sono purificati. Ah, ok, lui purifica, perfetto. Allora, cioè, si è fatta di poco. Allora, andiamo con un attacco supre di Gibanian. Beh, ciao. Hai vinto. Unigiri alla foglia. E andiamo. Dai, blocco spino, unisciti anche a noi. Ti lascio passare. Ci sono veramente tanti trucchi nelle battaglie yokai, dovremmo farmi familiarizzare di nuovo con tutti, poco per volta. La guida per le battaglie è stata aggiunta. Interessante, interessante. E non vuole diventare amico nostro? No, andiamo avanti. Andiamo, allora, dovevo andare di qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Metti caso mi capita una battaglia, vieni. Sì. Così, ecco, fatto, ha restaurato tutta la salute degli yokai e andiamo alla yokai, quella lì, distributore yokai, dico io, distributore palline, eccola qua. Siamo arrivati all'albero sacro. Bene, ora dimmi perché siamo qui. Certo, vedi, c'è un modo molto semplice per trovare amici yokai. Sto parlando di questa macchina a gettoni. Sì, la slot kai, ecco, non mi veniva, perfetto. Sicuro? Nel senso che succede se salta fuori uno yokai strano? Le tue preoccupazioni sono superflue, basta usare la moneta selezionata. Oh, moneta selezione. Una moneta selezione. Con questa potrai scegli quale yokai far uscire dalla slot. Ah, c'è anche... Oh, aspetta, le moneta selezione sono rarissime, sono una del... su un milione. Normalmente ottenere yokai che vuoi è una questione di tutto casuale. Con questa moneta hai la certezza di ottenere quello che vuoi. La moneta selezione, wow. Quindi prima di usarla pensa attentamente a quali yokai vorresti. E che yokai cos'è? E non saprei quale yokai prendere, sinceramente. Puoi vedere? Vediamo. Ah. Malandro. Rivela. Vai. Dei tre mi piaceva più lei, se non ricordo male. Ha ottenuto Rivela. Dimmi, dimmi, che fortuna che mi hai trovata. E vai, abbiamo anche Rivela in squadra, che dà la salute. No, non la voglio rinominare. E il medaglium. Ne mettiamo un'altra. È nel tuo team. Rivela è nel tuo team. Il team si è allungato. Si è allungato, sì, effettivamente si è ampliato. Già. Sì, la vecchia. Slot Kai è davvero un congegno fantastico. Tra l'altro ho notato che gli yokai appartengono a tribù diverse. Sì, questo lo sappiamo. Ci sono 8 tribù yokai. Ciascuna tribù yokai eccelle in una specialità. La battaglia cambierà drasticamente a seconda delle combinazioni che usi. Quando avrai abbastanza medaglie, scegli lo schieramento migliore. Seleziona medaglie sullo yokai pad per cambiare l'ordine delle tue medaglie. Affianca lo yokai della stessa tribù per ottenere benefici durante le battaglie. Sì, questa è un'unione. Le unioni con 3 yokai sono più forti di quelle con 2. Eh beh, certo. Tieni conto che le unioni quando schieri i tuoi yokai e usa a tuo vantaggio. Sono sicuro che farai amicizia con yokai di tutti i tipi. Già, bene, allora torniamo a casa. Ok, allora torniamo a casa. Proseguiamo, andiamo verso casa. Chissà se troviamo uno yokai in giro da a reclutare nella nostra squadra. Non vedo lenti che si illuminano. Preoccupante. E quella persona sembra preoccupata per qualcosa. Forse dovremmo parlare a quel poveretto. Andiamo. Oh, vedi, ci sono missioni. Vuoi ricevere missioni, incarichi. Ok, i favori completati potranno essere ripetuti anche dopo la prima volta. Ah, i favori. Completando missioni guadagnerai oggetti, soldi o punti esperienza. Puoi rivedere i dettagli e missioni. L'ora del giorno può determinare se le frecce apparirà o meno. Ok, perfetto. Sì, sì, ce lo ricordiamo. E monta le missioni chiave, completa le missioni chiave per continuare la storia. Ah, ecco, vedi. Quindi prendiamo una missione chiave. Oh no, sono nei guai, che posso fare? Guarda, questo momento in difficoltà. Raccogli il coraggio e parli. Ha ragione, mi scusi, va tutto bene? No, non ti avevo visto, stavo solo cercando una cicala. Una cicala, a mio figlio piace una cicala e le adoro proprio. Volevo prendere una speciale per il suo compleanno domani. Ho provato per un po', ma sono velocissime. Un cicala come regalo di compleanno, direi che è una scelta davvero strana. Beh, ognuno è suo. Non possiamo ignorare una persona in difficoltà. Non preoccuparti, ci penso io. C'è un uomo... Sì, vai. Come? Sei davvero capace di catturare una... Sì, dai, vai. Lascia fare a noi.
Butto la cicala marrone è la regina delle cicale. Ma forse ce l'avevamo già, la cicala marrone, no? Comunque la cicala marrone molto comune si trova su tutti gli alberi qui. Dovrebbe essere facile. Andiamo, ok. Professionista di cicale. Vediamo se c'è una cicala. Qui, vediamo, cerchiamo. C'è una lente. Eccola qua, la cicala marrone. E voilà, presa. Perfetto. Andiamo. Ehi, che cicala luccicante che hai? È una comunissima cicala marrone. È mai possibile? L'hai catturata per me? Ecco, tieni. E ci dà del cibo in cambio. Devi essere esperta nel catturare cicale. Una professionista. Chiaramente, adesso che ho la cicala, mi serve anche una gabbia per regalo. Caspita, grazie mille. Bene, domani sarà la festa della cicala. Mai visto qualcuno così felice per una semplice cicala. A ogni modo, è bello aiutare gli altri. Fare felici gli altri è stupendo. È vero, tutti questi discorsi sull'essere una professionista. Mi ricordano qualche cosa, ci sono parecchi professionisti al mondo e quando sarai uno di loro potrai guadagnare dei trofei. Trofei, che vuol dire? C'è un'app specifica nel tuo iPad, anche se potrebbe non riguardarti al momento. Un giorno però potresti diventare un professionista nel catturare insetti. Ma senti, e questo è un ottimo lavoro per installare l'app Trofei, giusto? Ha senso. Vai, e abbiamo anche, ci sono i trofei in questo nuovo yokai. Ottimo lavoro. Eccellente, ora dice. Esperienza, vai, perfetto. Onigiri con gamberi. Vuoi? Certo. Ah, non potevo scegliere, va bene, anche quello. Pensavo tutte e due. Scena di buona riuscita. E via. Biglietto lotteria. Via, torniamo verso casa. Trofeo ottenuto. Fammi un po' vedere yokai pad, missioni, trofei. Vediamo un po' questi trofei. Lista trofei. Ho un trofeo principiante audace. Ha installato l'app trofei sul tuo yokai pad. Bene, ci sono i trofei. Che bellezza. E andiamo. Andiamo verso casa. Senti che musichetta. Lo yokai watch non si sta illuminando, quindi non c'è nulla. Oh, qui c'è però invece una missione da prendere. Aspetta, vedo una barriera, il muro. Bandiera blu, andiamo a prenderla. Prendiamo già le missioni. Si stanca. Vediamo. Oh. No, era dentro completamente. Come hai fatto a vederla fuori? Ah, che c'è, Dan? Sembri davvero sconvolto. Strato, non vuoi sentire una bella? Allora, stavamo giocando a calcio. Io ho tirato. Mi segui? Cioè, proprio un bel tiro, perfetto. Ma arriva Teo e dice: no, dice che la palla non è entrata. Ma era dentro, senza dubbio. No, signore, non era dentro. Aspetta, perché stai parlando così? In ogni caso, Strato, credo che qualcosa qui abbia bisogno del nostro aiuto. Va bene, vedo che è anche bello rosa. Quindi vuol dire accetto questo incarico, sì. Quindi vuol dire che c'è uno yokai. Vai, controlliamo. Qualcuno mi ha tolto le parole di bocca. Cosa? Ha fatto niente, signore. Ma cosa? No, signore. Vabbè, andiamo. Questo è posseduto da noi yokai. Andiamo. Teo, non mollare. Eccolo qui. Lente. Dov'è? Pensavo fosse. Dov'è? Qui. Qui c'è qualcosa. Dove potrebbe essere lo yokai che lo influenza? Forse qua? No, qua. Eccolo qui, l'ho visto! Qui accanto alla porta. Eccolo. Chi è? Che yokai è? Sono tre, nemmeno uno, tre. Vi ho trovati, voi tre siete il motivo per cui Teo si comporta in modo strano. Per niente, innasoscenti. Innasocenti. No, non stiamo comportando, ma noi ci stiamo, non si sta comportando, ma sì, vieni. Per niente, non abbiamo incontrato Teo. No, signore, perché continuate a fare così? Ammettetelo e basta. Dunque, hai conosciuto quelli che forse sono i più testati fra gli yokai. Gli innasocenti. Non si sono mai detti d'accordo su nulla in vita loro. Ecco, va bene. Dobbiamo convincere a smettere, è vero. Dobbiamo trovare un modo per farli ragionare. Proprio no. No, signore. Va bene, ci pensiamo noi. Sabbio. Concentra gli attacchi di tutti sullo stesso nemico. È la tattica migliore. Punto e spillo sono yokai. Perfetto. Sì. Vai tranquillo. Allora. Pronti?
Aspetta. Aspetta, provo. Al bersaglio, ecco, non trovavo bersaglio. Questo, vai. Energy Max, perfetto. Questo che è? Ah, questo è un nuovo. È un nuovo. 3, 9, 4. Vai. Facciamoli fuori. Fatti fuori tutti e tre con la furia zampettata. Quindi non scherziamo. Nessuno vuole diventare il nostro amico? Livello 3. Del latte. Non abbiamo mai perso una battaglia. Questo dire di no sta diventando noioso. Ma insieme sono fantastici. Riescono persino a respirare all'unisono. Che cosa? No, per niente. Oi, oi, questo no, per niente. Andiamo, su. Fantastico. Innasocenti. Volete fare amicizia? Sarà molto più divertente che incantare te. Fare amicizia? Non ne abbiamo mai sentito parlare. Continuano sempre a dire no. Sono un po' noiosetti, eh? Beh, forse Teo è ora. Ammetterà di aver subito il gol. Se sei nei guai, tocca gli oggetti e dai del cibo ai tuoi yokai per ricuricare i PS. Se dai del cibo ai yokai nemici, potresti finire per diventare amici. Bisogna scoprire quali sono i cibi. Ehi, Teo, te lo chiedo di nuovo. La palla prima è entrata in rete? Sì, è entrata. Finalmente, quello era un colpo da maestro. Non avevo visto bene, avete ragione ragazzi. Ora la smetto di discutere, sono stato scorretto. Oh, bene, benissimo, risolto anche questo problema. E Teo, non mollare. Ottimo lavoro. Ma ora dice eccellente, ma mi viene sempre in mente. Ottimo lavoro. Quale suo... cos'è? Stemma semplice, un misterioso stemma scuro che aumenta la tua velocità. A volte semplice, aumenta la velocità. Ma sì, usiamo questo, sì. Lo stemma nero. C'è una bonus. Sole e pioggia. Sole da tutte e due le parti. Perfetto. Ok, allora io direi che per questo video io mi fermo qua. E vi ringrazio per averlo visto fino a questo punto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, fatemi sapere se anche voi avete questo gioco, fatemi sapere se vi sta piacendo, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso ciao a tutti e alla prossima.